Buongiorno. Buongiorno. Dalle carte ho visto che la tua rendita rispetto all'anno scorso è calata. Le condizioni climatiche sono peggiorate. Con questa siccità faccio quello che riesco. E di certo l'economia non aiuta. Dal nostro contratto però è prevista una rendita minima. Cos'è cambiato dagli anni passati? Il clima è stato un fattore importante. Vieni all'ufficio domani mattina e ne parleremo meglio. Ora ho un altro impegno di lavoro. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, ti ho chiesto di venire perché da poco abbiamo assunto uno specialista per aiutarci con questa situazione climatica d'urgenza, che è comune tra voi agricoltori. Oh. Buongiorno, sono la dottoressa Lucchina e mi occupo di soluzioni innovative per combattere la siccità e i cambiamenti climatici. La siccità può avere un impatto significativo sulla produzione di mele del Trentino, infatti abbiamo ideato diversi metodi per facilitarne la produzione. Un primo modo può essere l'utilizzo di sistemi di irrigazione a goccia, che possono ridurre la quantità di acqua utilizzata rispetto ai sistemi di irrigazione tradizionali. Un secondo modo, invece, è la conservazione dell'acqua. Infatti, ci sono diverse tecniche di conservazione che possono essere utilizzate, come l'utilizzo di coperture per il suolo per ridurre l'evaporazione dell'acqua dal suolo e l'utilizzo di serbatoi per la raccolta dell'acqua piovana. Inoltre, la selezione di varietà di mele che sono resistenti alla siccità può anche aiutare. E l'utilizzo di fertilizzanti organici può aiutare a migliorare la capacità del suolo di trattenere l'acqua e di nutrire le piante di mele, riducendo così la necessità di irrigazione. Non lo so, non mi convincono questi metodi. Ma sono le uniche misure che abbiamo per rendere maggiormente, non puoi negare i dati. Non mi importa di queste scemenze, sono tutte tecniche che usate per sfilarmi altri soldi. Si calmi prima che chiamo la sicurezza. Non mi dica di calmarmi. L'ha voluto lei, ora chiamo il mio cucurillo. Ma cosa fa? Aiuto, aiuto. Pam, pam, pum. Così impari.